Perché non ci sono due occhi? Perché le tue occhi non sono vivi. Luce le ha voluto togliere. Siamo di nuovo su Startup Premier. Una volta alla settimana lo facciamo sempre. Veniamo qua, parliamo di startup, quindi parliamo di business applicabili e scalabili. E parliamo con la musica che ha un volume altissimo, tanto che non sento nulla di quello che dico, ma chi se ne frega. Giustamente siamo felici di avervi all'ascolto, siamo felici che Ale mi prenda in giro e si diverta così, perché insomma ognuno ha il suo. No, del resto non può sfocarsi durante il resto della giornata, quindi noi lo teniamo così. Guarda, sono piccole soddisfazioni. Adesso se mi fai dire qualcosa poi io lancerei l'intervista. Se vuoi. Di nuovo, ancora lui. Incredibile. Allora, sfumiamo un po' la sigla oggi. Così. Ti prendi questa responsabilità? Sì, lo voglio. Basta. Voglio. A quest'ora del giorno, insomma, mi sembra un po' prematuro, tra l'altro. Allora, abbassiamo un po', pochetto, un po' più pochetto del pochetto, ancora quasi pochetto, molto bene, no? Così mi piace, mi culla un po'. Allora, oggi appunto siamo di nuovo qua a parlare di business applicabile e scalabile, siamo di nuovo qua a parlare di startup, abbiamo anche Marco oggi che è un nostro startuppers. Ciao a tutti, sono tornato. Lo abbiamo qua, oggi avremo in intervista Antonio Perdichizzi di Team VCAP, che sarà con noi e ci racconterà appunto di lui in primis e poi di quello che l'incubatore fa. Io direi che lanciamo l'intervista, oggi andiamo così, lisci, subito, ora. Yes, vai, intervista. Wow. Buongiorno Antonio Perdichizzi. Perdichizzi. Sì. Buongiorno, sono Alessandro Mamma di Startup On Air. Ciao, allora, siamo in collegamento con Working Capital, nella persona di Antonio Perdichizzi, che è un mentor dell'acceleratore Working Capital di Telecom Italia Catania. Giusto? Sì. Ho detto bene? Perfetto. Allora, prima di andare a parlare di quello che appunto di quello di cui in questo momento ti stai occupando, ti chiederei prima di tutto, come facciamo a tutti i nostri ospiti, se ci parli un po' di te, di quelle che sono state le tue esperienze lavorative passate e di come queste ti hanno portato ad entrare nel mondo delle startup. Certo, con piacere. È una storia di passione innanzitutto. Perché sono un imprenditore di prima generazione, sono diventato imprenditore a scuola quando ancora al liceo scientifico con un professore molto appassionato di tecnologie giocavamo con internet e ho pensato che questa potesse diventare la mia professione. Da allora ho alternato esperienze imprenditoriali, no? Si sbaglia soprattutto quando si è giovanissimi, a esperienze manageriali. E fino a quando nel dicembre di 2011 è successa una cosa importante, sono diventato presidente dei giovani di Confindustria a Catania e la missione che ho pensato per la mia presidenza e il mio gruppo è stata quella di creare una startup city, ovvero una città che potesse essere molto favorevole a chi voleva fare impresa. Quindi questo avvicinamento al mondo delle startup è venuto per un motivo associativo e a poco, evento dopo evento e progetto dopo progetto è diventato qualcosa di molto importante che mi ha addirittura consentito di rivoluzionare, cambiare un po' il mio progetto imprenditoriale, di diventare anche business angel e occuparmi attivamente del mondo delle startup. Peraltro oggi abbiamo in sede qua con noi, oltre appunto a Working Capital, nella persona di appunto di Antonio Perdichizzi, abbiamo anche uno startup che abbiamo messo qui, così abbiamo deciso di fare un po' di domande così a confronto, che abbiamo Marco Actis di PonyZero, che è qua in sede con noi, che adesso ti saluterà dalla sua voce. Buonasera. Ciao. Grazie per l'invito.
E niente, quindi abbiamo deciso di fare un qualche cosa un po' di nuovo. Allora, si è appena conclusa, no? Anzitutto vorrei che ci parlassi di Working Capital. Certo, è stato, diciamo, anche è stato il mio primo contatto col mondo delle start-up quando nel 2009 il programma è partito, è uno dei più longevi d'Italia, era assoluto uno dei primissimi, il tour di Working Capital proprio da Catania, dalla mia città, nell'aprile 2009. Ero lì e mi sono un po' innamorato del fenomeno dell'innovazione, della creazione di impresa. Da quel momento l'ho sempre seguito, era inizialmente un tour che parlava di innovazione, diciamo quindi di creazione di una cultura nel nostro paese sull'innovazione e sul digitale, ma poi si è evoluto a poco come programma di open innovation di questa grande azienda. In breve, Working Capital, che ormai ha cambiato un po' nome col rebranding che sta seguendo l'azienda, ora si chiama programma Team UCAP, è un programma di accelerazione di scouting di idee imprenditoriali che trova nei 4 acceleratori di Catania, Roma, Bologna e Milano un luogo fisico dove le startup appunto seguono un programma di accelerazione e poi la finalità di tutto questo è che queste startup possano diventare partner o fornitrici di Telecom Italia o addirittura essere beneficiari di un investimento da parte del neonato fondo in casa Telecom che si chiama Team Ventures ed è amministrato dal mio amico e mentore Salvo Mitti. Ho capito. Ecco, si è appena conclusa la call di Working Capital, visto che anzitutto vorremmo sapere quali sono stati i risultati e poi insomma spiegare un pochino come funziona il processo. Quali sono stati anzitutto i risultati di questa call? Com'è andata? Allora, è andata molto bene, nonostante in Italia stia crescendo costantemente il numero di competizioni, di opportunità, ma abbiamo raccolto un numero di progetti molto importante e siamo molto contenti di questo risultato. Lo abbiamo fatto girando l'Italia, dalle università agli startup weekend, a tantissimi eventi, e abbiamo cercato progetti, soprattutto in ambito digitale, che potessero avere una sinergia con un operatore di telecomunicazioni come Telecom. E quindi l'iter di selezione, cioè meglio, l'iter di scouting è durato circa 2 mesi, da metà marzo a metà maggio, abbiamo chiuso l'11 di maggio, e adesso stiamo facendo la valutazione dei progetti con appunto una fase di selezione, di valutazione, ed entro un paio di settimane, quindi in maniera molto veloce, proclameremo i 40 vincitori dei grant, quindi grant di impresa da 25.000 euro ciascuno, 10 per ognuno dei 4 acceleratori. Ok. Ecco, visto che abbiamo qua uno startup, anzi guarda, te lo facciamo chiedere a lui, perché giustamente agli startup quello che interessa poi è come un po' come funziona il processo, no? Quindi Marco vorrebbe sapere, magari dice bene, io sono una startup, voglio partecipare a Working Capital. Ah sì, in effetti la domanda che mi viene spontanea è un po' come funziona il processo di selezione delle startup in Working Capital. Certo, ma tu hai partecipato alla call? No, loro vorrebbero partecipare alle prossime call, quindi okay. Abbiamo detto bene. Che adesso purtroppo è un modo un po' simpatico, diciamo. Qualche giorno fa varrà per l'anno prossimo, però ti dico che il processo di selezione rispetto magari a un qualsiasi fondo di investimenti o venture capital si basa naturalmente sulla parte innovativa dell'idea, sulla qualità del team, ricordiamoci che sempre no, una delle componenti più importanti, ma in questo caso particolare, trattandosi di un programma che si chiama di Corporate Venture Accelerator, la cosa importante sono anche le sinergie con l'azienda. Voglio dire che ottimi progetti, ma che non c'entrano niente col business di Telecom Italia, vengono sì valutati, perché una certa percentuale può essere comunque inserita nel programma di accelerazione, però senz'altro la buona parte di questi progetti cerchiamo di fare in modo che possano avere delle forti sinergie con l'azienda. È stato così anche nelle edizioni del passato del programma, ma quest'anno probabilmente lo è ancora di più. Per sinergie naturalmente non si tratta solo e unicamente, strettamente, di business che possono afferire, no, alle tecnologie digitali, ma in realtà le applicazioni, no, che una grande azienda come Telecom può avere sono davvero tante. Ok, e ecco, il processo di accelerazione per la startup, cioè che cosa ho come startup? Allora, certo, considerate che il programma di accelerazione è proprio quel momento che ti fa capire in un periodo abbastanza breve, nel nostro caso 4 mesi, tante cose sul tuo progetto.
in ultima analisi addirittura se è il caso di continuare a investire energie nel tuo progetto, perché potrebbe, no, rivelare delle difficoltà o dei, no, dei vincoli non superabili, ma nella maggior parte dei casi ti aiuta a guardarlo sotto un'altra luce, a migliorare, a risolvere tutti i vari problemi e ad essere più pronto per un'eventuale fase di prototipazione, di messa sul mercato o di reperimento di fondi per lo sviluppo dell'idea. E quindi un programma formativo, ma soprattutto di lavoro sul campo, in cui i mentor ti aiutano a migliorare e rafforzare la tua idea o il tuo progetto di impresa e portarlo allo stadio successivo. Ecco, quando si entra solo all'interno del processo di accelerazione di Working Capital, VCAP, no? Che è il nuovo nome dopo il rebranding. Team VCAP. Ok, Team VCAP. Quindi appunto Telecom Italia Mobile, che team è quello. Esatto. VCAP. Ecco, all'interno, cioè, cosa viene fornito, cioè poi in termini proprio pratici? Allora, diciamo, partiamo dalle cose semplici. Lavori in una di queste quattro strutture, quindi sia per i quattro mesi di programma, ma poi in realtà l'ospitalità c'è per tutto l'anno. Fai parte, diciamo, di questa famiglia e hai a disposizione un posto molto bello in cui lavorare, ma anche stimolante, no? Perché ci sono tante persone interessanti. La seconda cosa è che non sei solo, per quattro mesi fai un programma di accelerazione dove ogni settimana ci sono dei coach, quindi dei diciamo persone che ti portano la loro esperienza, e lungo un articolato programma che settimana per settimana fa affrontare i principali temi, quindi dalle metodologie di lavoro agili al, diciamo, business model canvas, alla parte tecnica, alla parte di gestione del team, al marketing. Quindi un programma formativo intenso. Hai mentor che ti aiutano a risolvere quotidianamente i tuoi problemi e aiutarti a stabilire le priorità, ma hai anche un grant da 25.000 euro che Telecom Italia ti mette a disposizione, quindi per un anno puoi davvero concentrarti sul tuo progetto. La cosa importante è che alla fine di questo processo sei inserito anche nell'alto veloce di Telecom Italia, quindi puoi diventare fornitore di Telecom da subito e senza alcun aggravio burocratico o amministrativo. Questa per molte startup è sicuramente la killer application, ovvero i programmi di accelerazione possono essere a volte simili e darti cose simili, ma chi si abilita a entrare nell'albo fornitori di una delle più grandi aziende italiane? Quindi stiamo parlando, e questa è la caratteristica peculiare. Quindi stiamo parlando di un grant comunque, cioè free, senza cambio equity? No, questo è importante perché dall'istituzione di Team Ventures in particolar modo l'opzione che può esercitare Telecom è quella di avere un 5% del capitale della tua impresa. Tenete conto che a volte le startup dicono: ma come, il 5% per una cifra così piccola? Innanzitutto in realtà non è solo la cifra, ma come vi dicevo è tutto il resto a contorno, no, che mette l'azienda. E secondariamente voglio anche dirvi una cosa: siamo proprio sicuri che non sia un grande valore aggiunto avere nel proprio capitale sociale con una quota del 5% un socio come Team Ventures, il fondo di investimento di Telecom Italia. Beh, probabilmente è un grande valore aggiunto al di là dei soldi, no, che vengono dati, ma anche per le opportunità che questo può aprire. Certo, certo, assolutamente. Ecco, poi la prossima domanda che appunto Marco voleva fare un po' era... Sì, sì, riintervengo per la curiosità, l'interesse che sta scaturendo da questa discussione. Ecco, volevo chiederti un po' qual era la tua opinione sull'ecosistema delle startup in Italia, visto che comunque io ne faccio parte, però essendo quotidianamente impegnato nelle umili faccende, e a volte, ecco, magari manca uno sguardo esterno, un'opinione, certo, su questo, certo, mondo nuovo con cui bisogna confrontarsi. Esatto, ci sono tanto dentro anche io, però ti do il mio punto di vista. Da ieri innanzitutto c'è una novità in più, no? Perché con la trasmissione televisiva su Italia 1, Shark Tank, abbiamo addirittura il tema delle startup che arriva al grande pubblico. Ecco, questo è quello che voglio dirvi: il processo di evoluzione dell'ecosistema in Italia. Siamo passati dal momento in cui intorno al 2008-2009 in questo paese non si parlava ancora di startup, a in pochissimi anni una legislazione da parte appunto del governo, una legislazione ad hoc sul mondo delle startup, un'attenzione dal punto di vista degli investimenti. È cresciuto tutto, dalla cultura d'impresa al numero di soggetti che istituzionalmente se ne occupano, all'attenzione che anche i media riservano a questo tema. Sì, peraltro è stato... Oggi qualcuno...
sta iniziando a parlare di bolla delle start-up, no? Sì. Scusa, forse ti ho interrotto. No, 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 assolutamente, scusami, anzi ti ho interrotto io. No, no, mi è venuto in mente appunto da poco la storia del 5 per 1000 con, adesso non ricordo qual era la piattaforma di crowdfunding interessata, però c'è stata da poco questa introduzione del 5 per 1000 in collaborazione di fra questa piattaforma di crowdfunding e un'associazione, non so se... Sì, no, non ho seguito bene la vicenda, ma credo che sia una cosa ancora da definire, probabilmente. Però sì. Ecco, andiamo addirittura a pensare a questo, di far capire che tantissimo si sta muovendo nell'ecosistema. Quindi il mio parere è assolutamente positivo. Attenzione, il fatto che sia positivo non vuol dire che abbiamo fatto tutti i compiti per casa, no? E che siamo diventati un ecosistema perfetto. Abbiamo tantissima strada da fare per arrivare a poterci comparare con altri ecosistemi evoluti al mondo, ma soprattutto dobbiamo ricordarci che non dobbiamo per forza emulare altri ecosistemi che hanno caratteristiche economiche e culturali profondamente diverse. Credo che l'esercizio che stiamo facendo adesso, e il primo modo di fare, è quello dell'emulazione, mi riferisco a Silicon Valley piuttosto che a Israele, Berlino o Londra, ma che negli ultimi tempi stiamo anche lavorando per cercare una via italiana alle start-up. Ad esempio sulle tematiche dell'open innovation, del coinvolgimento delle aziende e della valorizzazione dei nostri asset principali. Forse noi non siamo un ecosistema dove potranno nascere grandissime aziende nel settore del digitale, ma forse dobbiamo usare il digitale come piattaforma per abilitare tutto quello che esiste, la manifattura, l'agroalimentare d'eccellenza e tutte quelle che sono le caratteristiche dell'Italia che ci rende comunque uno dei principali paesi al mondo. Assolutamente, assolutamente no. L'Italia, devo dire, siamo molto contenti perché anche noi si è visto un certo cambiamento, addirittura mi sembra che c'è stato anche un'apertura per l'accesso a quello che è il debito invece, no? Oltre al funding, giusto Marco? Anche tu mi confermi? Sì, poi sono sempre dell'opinione che quando in un territorio qualsiasi sono le persone proprio che richiedono un cambiamento con delle attività nuove, in questo caso io penso poi che il sistema, la politica, le banche rispondano di conseguenza, quindi questo è vero che stanno succedendo delle cose, perché ci sono tante persone che stanno affrontando questa sfida di creare, di iniziare da zero, e quindi questa richiesta, oltretutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, non può essere che accolta, credo. Beh sì, sta diventando un settore industriale, no? Potremmo definirlo così, quindi anche soggetti come le banche pongono il problema, no? Di come affrontare al meglio questo mercato, che ha delle regole diverse da come si concede, no? Credito ad altri attori come le aziende. Ci sono strumenti molto interessanti, per esempio il fondo di garanzia, meglio credito, che dà la possibilità di dare garanzie fino all'80% del prestito. Sono già usciti i dati di come è stato utilizzato e sono state fornite garanzie per tantissimi milioni di euro e tante start-up ne stanno beneficiando. Ci sono anche le misure pubbliche che iniziano a tornare dopo qualche anno di assenza, mi riferisco ad esempio al ruolo dell'Agenzia Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico in Italia, che con i banchi sì. Smart Start Italia adesso eroga delle agevolazioni economiche importanti. Sì, tramite l'appoggio a Mediocredito, che mi sembra garantisca fino all'80%, no? Esattamente, sì, ed è un qualcosa che funziona. Vi dico, io la mia ormai non è più una startup, è un'azienda, ma anche noi abbiamo fatto delle operazioni utilizzandolo, ed effettivamente posso garantirvi che il tempo per la concessione e tutto l'iter è stato veloce e molto molto interessante, quindi è uno strumento utile per aziende innovative e in generale anche per le startup naturalmente. Quindi il sistema sta maturando, ecco, questo è sicuro. Sì, assolutamente, credo anch'io che in questo paese comunque ci siano dei movimenti in questo momento che stanno
che stanno comunque favorendo quello che è l'ecosistema delle startup, la crescita delle startup, cioè addirittura appunto, come si diceva, il fatto che le banche stiano permettendo un accesso al debito, seppur garantite comunque, come dicevi anche tu, da Invitalia, da Mediocredito, ci sia comunque una propensione alla crescita. Questa del 5 per 1000, per quanto appunto ancora non sia ben chiarita, credo che sia veramente un movimento importante, perché per quanto poi significativamente magari significhi e possa incidere poco per quanto riguarda quello che sono poi gli effettivi sviluppi in termini economici, no, di questa piccola rivoluzione, però a livello di atteggiamento nel paese credo che possa essere qualcosa di importante. Adesso non so se però credo, mi sembra siamo allineati da quello che si dice. Sì, chiaramente sono d'accordo con te, ci sono cose che hanno più un impatto culturale, no, che l'efficacia dell'ammontare complessivo. Ad esempio credo che la stessa cosa valga per il crowdfunding, no? È un'opportunità, è interessante, non si riscontrano ancora delle quantità, no, di risorse che possono passare attraverso questo sistema, però è un'arma in più da un lato e comunque un ulteriore momento di sensibilizzazione, e quindi la cultura va anche costruita, i processi culturali durano molto tempo e sono tutte cose che vanno in quella direzione. Assolutamente. Ma secondo te i punti forti e i punti deboli anche dell'Italia, no? Anche ne parlavamo prima con Marco, perché se molte startup pensano a per quanto riguarda appunto quello che può essere un round A rivolgersi all'estero, come vedi questa cosa? Guarda, io la vedo in maniera molto positiva, nel senso che in realtà c'è questa brutto tema, no, tutto italiano, della fuga dei cervelli. In realtà mi piace dire che si tratta di una rete di cervelli, cioè chiunque vada fuori a cercare opportunità secondo me fa molto bene, perché cresce, migliora, si confronta con ambienti ancora più evoluti del nostro e in realtà potrà cogliere delle opportunità che poi saranno utili anche per il nostro paese in modi diversi. Certo. Quando tornerà con la sua impresa qui, quando assumerà le persone comunque qui. Quindi io lo vedo in modo assolutamente positivo. Assolutamente. Ecco, ti chiediamo magari anche appunto perché visto che siamo qua, mi dispiace Marco, la prima call l'avete persa. Va bene, non bisogna guardare. Tu lo sapevi o non siamo stati bravi a comunicarla? Ma no, assolutamente. Guarda, io non lo sapevo. mi dispiace, però vabbè, non sono abituato a guardare al passato. Ci vediamo l'anno prossimo. No, vabbè. Ci saranno tante altre opportunità in mezzo. Poi quando certo. Passi da una delle città dove ci sono gli acceleratori, ci fa piacere, no? Farti visitare e farti conoscere un po' di nostre startup, quindi sei benvenuto. Assolutamente, ti ringrazio. Ecco, se vuoi consigliare qualche evento ai nostri ascoltatori, ai nostri startupper, qualche prossimo evento magari promosso da Team VC Up, ci farebbe molto molto piacere. Ma sì, guarda, adesso la cosa più interessante che posso dirvi è, non ho ancora la data esatta, però sulla parte, diciamo, conclusiva di tutto, faremo un evento per annunciare la classe 15, annunciare tutti i vincitori e fare quindi un evento importante che dia il via al programma di accelerazione che partirà a luglio. Quindi posso soltanto consigliarvi di seguire i nostri canali, siamo molto attivi su Facebook, su Twitter, un po' su tutti i social, perché quel momento potrebbe essere già un momento interessante. E poi, da quel momento in poi, ci saranno costantemente eventi nei nostri acceleratori e il tutto culminerà con quello che noi chiamiamo Demo Day, che non è quindi una, diciamo, è la fine del programma di accelerazione, dove le startup non parleranno solo e tanto al pubblico degli investitori, ma soprattutto faranno vedere le loro creazioni, quindi i loro prodotti o servizi, diciamo, a tutte le business line interne all'azienda e magari anche agli investitori, ecco, ma soprattutto a chi può essere il loro partner commerciale e industriale. Quindi programma di, diciamo, evento di avvio, evento di chiusura, due delle cose principali che facciamo ogni anno, che consiglio di non perdere. Assolutamente. Allora niente, consigliamo a tutti gli startup in ascolto
e insomma tutte le persone in ascolto che si occupano di startup o in qualche maniera vogliono avvicinarsi a questo mondo, di seguire assolutamente sul sito anche di WCAP, che è www.wcap.team.it, per andare a insomma a vedere tutto quello che si tutte quelle che sono le notizie importanti, gli eventi importanti. Quindi lì si può vedere quello che è la storia di, del Team WCAP Accelerator, si può vedere dove si trovano i principali acceleratori, che sono per l'appunto, come dicevamo, correggimi se sbaglio, Milano, Bologna, Roma e Catania. Ok, si può vedere appunto quello che è il programma di accelerazione, la Call for Ideas e il Demo Day. E poi chiaramente ci sono, ovviamente, come ogni buon sito, c'è un po' di blogging, un po' di storia, dove uno può andare a vedere perché uno dovrebbe concentrarsi sulla visione della propria startup e quant'altro. Insomma, quindi siamo molto 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 contenti di essere qua, di intervistarti e di andare insomma a raccontare un po' quella che è la storia dell'acceleratore. Se non allora noi più o meno abbiamo finito con le domande, ci ha fatto molto molto piacere averti con noi, quindi ti ringraziamo anzitutto per averci dato la disponibilità del tuo tempo e per averci grazie a voi e tutti, devo dire che programmi, no, come il vostro e altri che mi è capitato di trovare in giro per l'Italia sono molto importanti, perché aiutano, no, a parlare di questo argomento e quindi svolgete un ruolo molto importante nell'ecosistema. Quindi sono io che vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro. Nuovamente ti ringraziamo anche noi. Quindi mi raccomando, per seguire tutti gli aggiornamenti potete andare a vedere appunto le pagine Facebook anche di WCAP, le trovate comunque, la pagina Facebook, la pagina LinkedIn, chi vuole si può seguire su Twitter e Google+, guarda il sito, e per poi l'intervista chiaramente seguite invece la nostra parte dei nostri social per la pubblicazione appunto dell'intervista di WCAP. Ringraziamo ancora Antonio Perdichizzi per la gentilezza per essere stato con noi, ringraziamo WCAP, ringraziamo Marco che è qua con noi. Sì, ciao, grazie per l'invito, ciao Antonio, ti faccio un in bocca al lupo per tutto, è stato un piacere. Grazie. Grazie a tutti, salutiamo anche qua la redattrice che è in sede, che ci fa dei gestacci bruttissimi, la Paola, che tu conosci molto bene, e salutiamo anche Alessandro Mina, che è il nostro tecnico, che è qua, anche lui fa dei brutti gesti, ma noi lo salutiamo lo stesso. Andiamo avanti. Grazie Antonio, noi si parte con un po' di musica e buona giornata. Ottimo, ciao ragazzi. Ciao. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone tonight. The ground beneath my feet is open. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now I see us in the light upon a hill. Although I am broken, my heart is untamed still.
And I'll be gone, gone tonight. The fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm. And time is frozen. The story of my life, I give her home. I spend her love until she's broken. Come around, but baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life. She's broke inside. The story of my life. 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 Vedo che nella regia mi fanno gesti strani, quindi significa che devo parlare perché la canzone è finita? Sì. E io parlo. Io non ho il microfono, quindi fai un po' come ti senti. Poteva anche essere un silenzio fertile. Dici? Potremmo non averlo sfruttato, non lo so. Io questo non credo. Era un silenzio che urlava. Hai estes muy profundo. E forse è troppo profondo per oggi. Sì, sono le 7:15. Sì, secondo me non, forse non si doveva dire, vero? No. Ma infatti sono le 7:15, ma noi non sappiamo di quale fuso. Ma poi stiamo parlando per metafore. Fusi e non fusi. Cioè, no, voi fusi, dice la Paola. Io non lo so, queste insinuazioni che non si dovrebbero insinuare. È inutile che tu fai le fatte. Come? Guarda non partecipa. Sta diventando timidamente parlante. Forse lei è chiusa in un silenzio fertile. Può essere. Dopo le chiederemo delle cose. Analizzeremo questa cosa fuori onda. Sì, potrebbe essere interessante. Esatto, dice che ha la bocca zippata. Va bene. Con delle buste di zip. Questa mi è uscita così. Forse non lo dovevo dire. Questa è la delitta. Esatto, questa non si capisce. Vabbè. Poi la spiegheremo un qualche cosa su come è fatta una raccomandata e su come invece gli altri pensano che debba essere fatta. Va bene, e siamo contenti perché abbiamo fatto una bella intervista, vero Marco? Bella, è stato assolutamente interessante. Infatti è durato un po' poco forse. Forse troppo poco. Abbiamo avuto i microfoni che oscillano e fanno un po' il cavolo che gli pare, perché Ale lì che gioca con i tastini. Perché giochi con i tastini? Perché mi dici fai segno di parlare? Continua, lui mi fa solo dei segni, non parla più ormai. Non so come mai. No, va bene, ci ha fatto piacere avere qua Antonio Perdichizzi, che appunto per quanto riguarda l'acceleratore Working Capital VCAP, Team VCAP, è stata un'intervista interessante. Abbiamo parlato appunto della Call for Ideas, che si è da poco, devo tenerlo così, ok, che si è da poco conclusa. Abbiamo dato l'opportunità appunto di fare, abbiamo voluto fare una puntata un po' particolare, con un confronto anche con uno startup, perché forse sarà con noi anche in altre puntate. Sarai con noi, Marco? Quando andate in onda voi? Ogni tanto. Vorrei. All'impollo. Cosa hai mangiato ieri sera? Pollo. Pollo, ho mangiato pollo e voglio continuare a mangiare pollo. Allora, faremo delle puntate, una settimana. Ci farebbe piacere averti con noi, perché insomma abbiamo trovato che è un buono speaker. Buonissimo. Buonissimo. Forse hai fatto la startup sbagliata.
Questo può darsi, spero di no, dai. Non dire così, dai. Non dire così, dai, facciamolo sempre. Allora, ci ascoltiamo qualcosa, Ale. Abbiamo qua il nostro... No, cosa stai mettendo? Già ho paura. Già ho paura, perché lui o ci metterà Mengoni. No, ma infatti la prossima volta io partecipo volentieri, però sì, vorrei scegli partecipare la musica, anche grazie. Sia la scelta dei brani. No, io vorrei che tu fossi l'unico. Questa è la verità. Perché se dobbiamo basarci sul gusto... No, adesso ha preso un qualche cosa... Dai, diamogli almeno la possibilità di difendersi. E dai, però. Diamogli una ciance. Una sensazione del ciogno. Puoi dire qualcosa in tua difesa? Un ciacicciotto. Un ciacicciotto. You wanna be my one and only all my life. Abbiamo ascoltato Megan Trainor. Sei riuscito a fare una scelta che non può essere definita decente. No. Tuttavia mi sono quasi emozionato. Hai visto? Sei in grado anche di farci emozionare, Ale. Ma pensando a te, non ascoltando la canzone. Noi abbiamo il nostro Ale. Non... E allora ditemi cosa volete sentire. Ah, guarda, ma hai sentito cosa ha detto? Cosa? Ha detto. Ditemi cosa volete sentire. Ai. Siamo a disco a scelta. Ah sì? Come Radio Jukebox? Che figo. Siamo in un jukebox. Non dire però la concorrenza. Ma dai, la concorrenza, dai. Noi facciamo altro. Questa è una domanda pericolosissima però. Questa è una domanda che apre molte possibilità. Come? Non lo so cosa vuoi sentire. Abbiamo qua il nostro sceglitore. Sta di brani. Me? State. Ma che privilegio, dai, grazie. Sta tutta sua. Esatto. Le canzoni per gli altri. Esatto. Gratis poi. Esatto. Assolutamente. Bisogna renderlo scalabile il modello. Replicabile anche un po'. Perché replicabile. Questo sì. Non è possibile. Questo io no, nonno... Nonno dice che questo non è possibile. Nonno dice che questo però ci sono tante altre cose belle. Non parliamo sempre di replicabilità, di scalabilità. Parliamo anche di unicità.
Il mondo è fatto di sfumature. Esatto. Perché parliamo sempre di scalabilità? No, non parliamo di scalabilità. È vero, perché startup on air parla di... Perché... Sì, no, ho capito. Paola, scusa. Paola mi sta requisendo tutto. Porta via la radio. Ha spento il mixer. Stiamo per essere boicottati. Io vedo però che sta staccando la corrente. C'è un golpe. Esatto, c'è un golpe. Ha la mano sul cavo. Ha la mano sul cavo e fa delle facce. Non ha ancora iniziato a fare. Ecco, inizia. Sta iniziando. Ecco, oh là là. E voi non sapete, ma c'è un gesto magico con la quale Paola mette tutti quieti. E non è quello che pensate voi. Non è quello che pensate voi. E quando si quello spiega... agita. Non metto altra benzina sul fuoco. Non metto altri capelli rossi su quella faccia da uomo. Va bene. Dai, ascoltiamoci una canzone. Allora, volevo mettere subito quando me l'hai chiesto. Mi sono venuti in mente i Dire Straits, questo ritmo bello, però hai ragione, sì, vorrei iniziare con qualcosa di più morbido, di più romantico, anche perché sta per calare un po' la sera, quindi... E non solo la sera e non solo fuori, anche sui nostri occhi e sulle nostre palpebre. Va bene, metto la monetina e voglio Anime Salve. Ah, però. Anime Salve, che è in duetto, però, attenzione. Ah, non prendiamo la versione featured. Sì. Featured by? Sì. Featured by... Non te lo ricordi. No, sì. Beh, sì. Il grande e indimenticabile Faber. Ah, Anime Salve con Faber? Sì. Anime Salve di Faber, ma con Battiato? No. Con chi? Ce l'abbiamo qua. Abbiamo un fan... No, non è Battiato, ti ha detto di no. Fossati? Quella con Fossati? Esattamente, sì. E allora dai, abbiamo Fabrizio De André e Ivano Fossati in un duetto particolare, perché è un duetto quantomeno particolare, che però non vuoi mettere. Parla, ma sei timido, ma c'hai dei problemi te. Io metterei la canzone. Chiudete basta... gli occhi e lasciatevi cullare. Respirate. C'è dei problemi, però sei un bambino speciale. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia. E che bello il mio tempo. Che bella compagnia. Giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi. Passaggi di tempo, ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora, cose svanite, facce e poi il futuro. Thank you.
incontri di belle amanti scellerate. Saranno scontri, saranno cacce coi cani e coi cinghiali. Saranno rincorse, morsi e affanni per mille anni. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia. E che grande il mio tempo. Che bella compagnia. Sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani. Sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia. E che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia. Spiega di cosa parlavi, lunghi lunghi lunghi. E lunghi lunghi lunghi. Questa è stata un colpo gobbo. Ma lui fa sempre i colpi gobbo. Bisogna guardarlo in continuazione, sì, perché sì, se mai guardi con le mani, con esatto, la testina, tra i testini. Esatto, con quelle mani piene di dita. E fa gli scherzi. Esatto, perché fai queste cose, Anna? Non si fanno. Si fanno. No, ma si fanno il corno. Non lo faccio più. Di... Dai, giuralo. No, 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 prima devi giurare. Prima beati di... voi, cavolo, beati voi, cavolo, niente, però ti ricordo che stavi per citare la Bibbia, quindi esatto, stai attento a come chiudi la frase, ciò che dici, ciò che fai, come chiudi e come apri, e beati gli ultimi, che saranno i primi, esatto, sì? E qua c'è Frankie High Energy anche che interviene, sì. Adesso sì. Devi essere veloce però, Ale, sei pieno, sono irraggiungibili, Ma come? No? Dai, siamo passati dal 1000 dal 1000 avanti Cristo agli anni 90. Allora, ti sei perso per strada. Perché? Eravamo in anime salve. In che anni ti sei smarrito? Tu ti sei Basta smarrito. La decade, non è? Tu ti sei smarrito su Mengoni, questa è la verità, devi smetterla. Male, tra esci da, questo corpo. Nel frattempo si è aggiunto un altro ospite questa serata, per caso, che fa delle facce stranissime, un po' come Paola quando cerchiamo di chiamarla in causa. Abbiamo D&D Image, giusto? Sì. Benissimo, abbiamo qua Giusy Gemini D&D Image, che, alla quale diamo il benvenuto. Lei fa parte di un'agenzia di comunicazione e l'abbiamo portata in radio, sì, a tradimento. Anche questo è un mezzo scherzo, un colpo gobbo da parte tua. Assolutamente, ciao. Sì.
E non è sicuramente un buon gesto anche per chi ascolta, perché la mia voce non è così piacevole. Oddio, queste sono quelle, a me già piace. A me già piace. Queste sono quelle Ciao timidezze. A tutti, sono Giusy e sono una consulente dell'agenzia di comunicazione Idea Image. Fantastico. Compro. Sembra un po'. Compro? Compro. Compro. Cosa vedi? Offro di più. All'asta. Boh, ci limitiamo alle presentazioni, giusto? Quindi non posso lo so. Ripassare la parola. Sei stata molto the club, quindi io vorrei farti continuare. Era quello. Per me può continuare tranquillamente. Sì, no, io lascerei la puntata in mano a lei. Anzi, ce ne andiamo. Dai, allora hai capito cosa devi mettere di canzone, Ale? Noi perdiamo tutto questo tempo per darti una mano. Frankie High Energy. Quelli? Quelli che ben pensa. Ah, vedi che lo sai. Ma allora pensi anche tu. Anche tu ben pensi. Sei stato anche Fortunella, eh? Lui ben pensa, tranne che nelle pause di silenzio. Esatto. Come faremo senza di te? Perché? Non lo so. Comunque non lo so. Io ci sarò comunque. Con tutto il tuo entusiasmo, ma questa è un'altra canzone. Tu magari ci sarai. Questa non ci sarà. Un'ansia, sicuramente. A venire le crisi. Sicuramente, vedi Paola dalla redazione che face fa. Già prima cercava di staccarci i cavi, Paola. È stato un brutto gesto. Siamo rimasti un po' male. No, no, no. Guarda, stacca i cavi. Attacca prima, stacchi. Stacca prima, questo attacchi. Vuol dire comunque che il programma sta diventando sempre più importante. Sempre più importante. Quando iniziano le manovre di manomissione. Esatto. La censura. In realtà sono dei complimenti nascosti. E la censura. Qua è il. Vedi che siamo un po' come in Quinto Potere. Sono un sacco di problemi. Cercano di. Tutte le minacce di lancio. Esatto. Di telefoni. Guarda, stavo per dire una cosa molto politica di. Non corretto, no, non la dico. Noi anche questo lo prendiamo come un complimento. Ok, va bene. Sono intorno a noi, mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenere le masse, non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo è l'impossibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti, coi più deboli e zerbini, coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere. Come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Come le supposte abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo. Ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto i pargoli. Vedi come i ceti qui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano. Piratissimi si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom. E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica. Mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano. Altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman petizioni per lo sgombero. Mani lisce come olio di ricino. Mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV. Che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me,
sono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me. Sei pronta? Io ho detto sicuramente ha già alzato il microfono. Sì, sì, sì. E invece? E invece no. Non ci hai fatto il colpo gobbo. Occasione ghiotta, mi sono perso. Non era pronto lui? Non era pronto. Come mai non sei pronta? Abbiamo fregato. Talune volte non lo sono. Solo talune? Tal'altra invece. E tal quanto? Inutile che ridi. Tant'altro. E vabbè, questa è una roba brutta, ti sei proprio perso. Senti, Alessandro, è stata una bella puntata, però io la concluderei. O no? Potremmo andare avanti. Guarda, Paola, quanto vuoi. Paola fa delle facce tipo, per favore concludetela. Non la caricherà mai da nessuna parte, tu lo sai. Neanche sul tuo drive, neanche lì la caricherà. Cioè, proprio non la vuole vedere, la cancella direttamente. Dice, ma perché l'avete fatta la puntata? Neanche su Drive la mette. Ma cos'è sta tono minaccioso poi? Sì, 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 sì. No, ma tu chissà se Paola è una che ben pensa. Paola, ben pensi? Ma soprattutto pensi. Dopo questa hai finito di fare la parte di... No, no. stacca. Dico pensa, certo che pensa, però dico questo adesso... programma si autodistruggerà tra 3, 2, 1... No, ma non puoi fare sempre per me, no? Ogni volta che ti proponiamo di parlare in radio. Il fatto che tu sia la redattrice non ti esclude. Ha detto certo. Ha detto certo. Ah, si sente? Parla. Ah, abbiamo la sigla. Questa devi capire che è la sigla preferita di Alessandro Mina. Siamo la sigla? Siamo la sigla. Peccato. No, ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Lamentele. Come ben sai... C'è tutta una parte di fuori onda che Paola sa, che Mina sa, è vero che lo sai? Allora, però siamo in chiusura, stiamo scivolando, devo fare ciao. 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 Ciao, mettiamo le stelline, diamo un feedback a questa puntata. Allora, se volete dare un feedback a questa puntata, Paola mi fa un suggerimento, la prima puntata è andata veramente bene, state andando veramente verso l'alto e state... veramente rotto, assolutamente. Ma questo cosa vuol dire? Non capisco. Cos'è quel segno che fa con questo? L'indice col mignolo. Ah. Oh. Grazie Paolo, grazie per la. Sono corna. Paolo tiene la corna. La corna. Una. Ma Paola, io volevo fare un investimento in tanti euro. Euro. Quanto è la vostra valutazione? Salutiamo tutti gli startup che sono in ascolto. Anche quelli con valutazione sotto il milione. Anche quelli con valutazione sotto il milione. Sono simpatici, dai. Dai, il milione viene sempre. Allora, salutiamo tutti gli startup con valutazione sotto il milione. Tutti quelli con valutazione sopra. Anche quelli con un milione. Quelli con un milione li vogliamo molto. È un passo importante. È un passo importante. Allora ragazzi, ci vediamo la prossima settimana sempre su Startup On Air. Le sigle saranno per la felicità di Alessandro Mina sempre le stesse. Quindi vetri rotti all'inizio e tanto tanto versicolor alla fine. E tanto tanto glass candy. È un po' digital. Già che ci siamo. Diceva Kaori. Poco poco diceva Kaori, ma sembra che voli. Sto zitto. Adesso ti faccio la lista delle canzoni per la prossima puntata, se non partecipi.